Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno assessore. Mettiamo la sedia vuota e tu là. Perfetto. Avvicinati un pochettino tu. Un pochettino. Così, una sedia vuota e una piena. Va bene. Sì, funziona. Buongiorno ai colleghi della stampa, benvenuti, grazie di essere qui. Intanto ho il piacere di comunicarvi ufficialmente che il portavoce da me nominato è la collega Michela Giuffrida, che è qui con noi, volto conosciuto soprattutto nella nostra città, sostituisce Fabio De Pasquale, che è stato costretto a lasciare il posto di portavoce perché dal 1 gennaio è stato assunto alla Regione Siciliana dopo aver partecipato e vinto assieme ad altri 5 colleghi il concorso per 20 giornalisti, ma la Commissione ha ritenuto di doverne ammettere soltanto 6 e quindi sarebbe stato incompatibile il suo ruolo. Grazie a Fabio De Pasquale per quello che ha fatto in questi 3 anni, spesso in solitudine, perché ancora non c'erano i colleghi. Buon lavoro a Michela per quello che farà in questo scorcio di legislatura e mi auguro ci possa essere anche un dopo. Oggi i temi che vogliamo affrontare col vicepresidente professor Armao, con l'assessore, vicepresidente e assessore all'economia, con l'assessore per la salute avvocato Razza, con l'assessore alla istruzione, professore La Galla. I temi sono quello dell'accordo finanziario con lo Stato e la zona rossa che abbiamo richiesto per tutta la nostra isola. Dopo una mia breve introduzione parleranno gli assessori, ognuno per la propria materia, spero in 6-7 minuti ognuno, in modo che voi alle 11:30 possiate essere fuori e quindi rispettare il calendario di orari, visto soprattutto che i colleghi della televisione hanno esigenze diverse. Come è a tutti noto, nel novembre del 2019 il sottoscritto ha partecipato ad una seduta del Consiglio dei Ministri e in quella occasione ho chiesto al Governo centrale, credo fosse il Conte 1 ancora era il Conte 2, perdo il conto di Conte. Ho chiesto al Governo e al Presidente del Consiglio di sottoscrivere un accordo, peraltro era anche la volontà del Governo centrale, che potesse finalmente mettere ordine ai conti della Regione.
La Regione, come sapete, con l'applicazione del 118 ha dovuto aprire gli armadi segreti. Sono venute fuori realtà che in passato non erano emerse in tutta la loro dimensione e abbiamo potuto prendere atto del fatto che la Corte dei Conti, che è l'organo preposto della magistratura contabile, l'organo preposto appunto a vigilare sui conti della Regione, aveva sollevato una serie di questioni. Si tratta di un disavanzo particolarmente consistente di quasi 2 miliardi di euro, determinato da decenni, quasi un trentennio, di allegra gestione delle finanze pubbliche. Lasciatemi usare questo eufemismo: allegra gestione e disordine contabile per quasi un trentennio, come peraltro diceva nella sua relazione anche il pubblico ministero lo scorso anno. Sono emerse all'inizio della nostra esperienza, il disavanzo è emerso nel rendiconto 2018. Quindi noi ci eravamo appena insediati e abbiamo dovuto prendere atto di questa amara realtà. Sapevamo che i conti non erano certamente in ordine, ma non credevamo in quella dimensione. Durante la seduta del Consiglio dei Ministri abbiamo assunto l'impegno che entro 3 mesi, avremmo 3 mesi, 3-4 mesi, avremmo istituito un tavolo per capire quali riforme attuare per rimettere ordine nei conti. Nessun intervento da parte del governo né a dicembre né a gennaio. A metà febbraio scrivo di nuovo al governo per chiedere la istituzione del tavolo. Noi avevamo tutto l'interesse a capire attorno a quali obiettivi creare l'accordo. La lettera parte il 16 di febbraio, il 27 febbraio ci accorgiamo di essere in epidemia e poi dopo qualche settimana ci accorgiamo che l'epidemia è diventata pandemia. Ecco perché per tutto il 2020 siamo rimasti in attesa di poterci reincontrare, cosa che è avvenuta finalmente alcuni giorni fa. Abbiamo definito un accordo del quale nei particolari vi parlerà l'assessore all'economia, il professore Armao, che voglio ringraziare per l'impegno che ha profuso in questo confronto costante con il governo centrale. Voglio anche ringraziare i componenti della commissione paritetica che hanno lavorato con altrettanta passione. Certo, è un accordo che ci chiama a compiere ulteriori sacrifici. Lasciatemi esprimere l'amarezza, perché l'accordo è una opportunità. L'amarezza perché paghiamo per responsabilità non nostre, e questa è la grande amarezza. L'opportunità è che finalmente riusciamo a mettere in ordine i conti della Regione. Ne godrà chi verrà dopo, perché in questo modo noi potremo finalmente consentire alla Regione siciliana di essere, come diceva il povero Piersanti Mattarella, una Regione con le carte in regola. Si tratta di dover operare tagli, si tratta di dover rimettere ordine nelle partecipate, si tratta di dover ridurre alcuni costi che ormai si sono consolidati. Insomma, se io penso all'accordo finanziario che il governo Crocetta ha fatto con il ministro Padoan nel giugno del 2014, ecco, mi viene da fare un raffronto fra due immagini.
quell'accordo che ha costretto la Regione a rinunciare a quasi 5 miliardi di euro in cambio di 500 milioni di euro, era l'autonomia della rinuncia. Siamo passati dall'autonomia della rinuncia all'autonomia della responsabilità, perché molto spesso si invoca l'autonomia. L'autonomia non è permissivismo, non è potere di fare quel che si vuole. L'autonomia è innanzitutto responsabilità. Questo è lo spirito che ha animato l'accordo con il governo centrale. Ed io non ho difficoltà a ringraziare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la sensibilità che ha manifestato nei confronti di questa nostra esplicita, convinta richiesta. Adesso passo la parola all'assessore Armao, che con soltanto quattro slide renderà più evidente l'articolazione del nostro accordo. È possibile proiettarle? Dove dobbiamo proiettarle? Sono state distribuite, allora non c'è bisogno di proiettare. Benissimo. Li possiamo rileggere? Certo, velocemente. Presidente, ha... Sì. Microfono, là ce n'è uno, Grazie. Vabbè, dai, vabbè, non c'è problema. Quattro qua davanti. Sì, appunto, sì. È che... Vabbè. Il Presidente ha delineato il quadro e il contesto con grande puntualità, quindi io scenderò immediatamente nel dettaglio, con una premessa però, che in un anno, dal decreto legislativo 158 ad oggi, abbiamo definito molti accordi con lo Stato, accordi che hanno dato agibilità finanziaria alla Regione. Attenzione, non sono né regali né prebende, si tratta soltanto di riconoscimento dei diritti di un'autonomia speciale, qual è la Sicilia. Col decreto 158 del 2019, le ultime norme di attuazione del dicembre scorso, si è chiuso un accordo che ha intanto recepito correttamente il decreto 118, che è la nuova contabilità che finalmente si applica correttamente in Sicilia. Si è introdotto l'istituto dei revisori, che stiamo normando con la legge di prima con la legge di stabilità e poi adesso con l'esercizio provvisorio, e si era dato tempo per un accordo complessivo che disciplinasse questa spalmatura decennale di questo disavanzo. Il disavanzo, per regola del 118, deve essere ripianato in tre anni. Ripianare in tre anni 1.740.000.000 avrebbe portato al default della Regione. Quindi partiamo dalla inconciliabilità, insostenibilità del ripianamento del disavanzo. Per far questo si sono tenuti una serie importante di incontri, confronti, in alcuni casi serrati, duri, ma si è conseguito un importante risultato. Il primo risultato, dopo lo scoppio della pandemia, è stato il riconoscimento alla Regione Siciliana di 740 milioni di minori entrate, integralmente coperte dallo Stato. Il secondo, dopo una battaglia perché avevamo subito una discriminazione tra regioni speciali e regioni ordinarie, per 13 milioni di euro per il differimento delle rate di mutuo che le altre regioni avevano ottenuto e noi no, e l'abbiamo parimenti ottenuta. Abbiamo poi, oggi saremmo arrivati con una regione alla paralisi, abbiamo ottenuto anche la possibilità di liberare 400 milioni di euro entro il 31 dicembre scorso di liquidità. Tutti traguardi che il governo Musumeci ha ottenuto per il confronto istituzionale leale, continuo con il governo nazionale, senza sconti reciproci ma nel rispetto reciproco. Tant'è che il Presidente ne ha parlato con lo stesso Presidente Conte, il Presidente Conte proprio si è complimentato per il livello istituzionale corretto, senza sbavature, senza infingimenti, senza necessità di buttarla in caciara, ma sempre in un rapporto altamente istituzionale. Adesso arriviamo a questa intesa
E ovviamente non colgono nel segno tutte le critiche che dicono che noi saremmo stati in ritardo, non c'è stato nessun ritardo, perché tutti i passaggi sono stati concordati in commissione paritetica, quindi solo qualche interlocutore distratto può dire che la Regione, o volutamente diciamo, omissivo, può dire che la Regione ha ritardato. Andiamo nel concreto sul disavanzo. Il disavanzo nella gran parte dei casi, oltre che le allegre gestioni poc'anzi richiamate, è una manifestazione di disordine, di incapacità di tenere bene i conti, e credo che nella gran parte dei casi sono queste le caratteristiche di questo enorme disavanzo accertato dalla Corte dei Conti. Adesso, a seguito di questo accordo, abbiamo la possibilità non solo di spalmarlo in 10 anni, quindi di attenuarne l'impatto finanziario nel bilancio, ma anche di avere una esenzione per quest'anno da questo obbligo, il che evidentemente, se non devi coprire 400 milioni di disavanzo, vuol dire che li puoi liberare. Quindi si liberano nel bilancio 2021 ben 421 milioni di euro e abbiamo ancora oltre 250 milioni di euro di minori entrate disponibili come risorse messe dallo Stato. Quindi possiamo affrontare il bilancio 2021 in piena serenità. Quindi questo è un elemento molto importante che consente di non pesare eccessivamente sul bilancio. Accanto a questo, quindi una manovra virtuosa senza devastare il bilancio, allungandola a 10 anni, siamo l'unica regione italiana che ancora una volta ha ottenuto questa deroga, ma perché sta facendo delle manovre serie, sta tenendo un comportamento rigoroso e lo dicono anche le società di rating che valutano il nostro debito, che hanno riconosciuto le manovre finanziarie corrette che sono state adottate in questi anni. Andiamo alla seconda slide, quindi 2 miliardi è complessivo, se mettiamo il 1.740 insieme ai 421 di disponibilità complessiva, distribuisce il disavanzo nel decennio e prevede risparmi di spesa tra il 21 e il 29. Vediamo come si articolano questi risparmi di spesa che sono stati concordati tra Regione e Stato. Risparmi che non si addizionano, non si aggiungono alla copertura del disavanzo, ma lo integrano, nel senso che una quarta di questa copertura del disavanzo, che dovremmo comunque fare, si realizzeranno attraverso risparmi di spesa, quindi non si vanno a sommare ma sono sovrapposti. Quindi dei 421 milioni che ogni anno dovremo coprire come copertura del disavanzo, il primo anno 40 saranno determinati da minori spese, il secondo anno 80 e via via fino a 300. L'articolazione parte dal 21 e arriva al 29 con una incidenza progressiva. Tenete presente che la prima proposta dello Stato era 50 e 100, siamo riusciti ad abbassare l'impatto nei prossimi 2 anni e abbiamo anche una cosiddetta franchigia del 10%, cioè c'è la possibilità, laddove non si raggiunga il target dei 40 o degli 80, di ritenere raggiunto l'obiettivo purché si raggiunga il 90% di questa somma, e quindi c'è una flessibilità, non c'è una rigidità. E questo proprio perché attraverso una progressiva riqualificazione della spesa, perché il tema è che i 4 miliardi di massa disponibile che ogni anno vengono utilizzati in bilancio, di cui soltanto neanche il 20% è effettivamente disponibile perché abbiamo una spesa molto rigida, devono comunque consentire un approccio virtuoso alla spesa, quindi riconvertirla verso investimenti e verso spese più attinenti possibile ai bisogni dei nostri concittadini, eliminando sprechi, eliminando disfunzioni. Andiamo subito alla terza slide, alla penultima slide, che poi c'è quella dei saluti, quindi questa è la più complessa, perché a differenza quindi di quella della prima proposta dello Stato, che voleva una quantificazione voce per voce sulle riduzioni da ottenere, si è cercato di arrivare ad un approccio più equo, più graduale, nel senso che si sono divisi i 12 punti delle riduzioni previste in blocchi e questi blocchi devono conseguire una percentuale del risparmio di spesa complessivo. Quindi se dobbiamo risparmiare 40 milioni di euro quest'anno, di questi 40 milioni il 20%, cioè 8 milioni dovranno venire
dalle prime quattro voci, e le ulteriori percentuali del 40 e 40 dovranno venire dalle altre due voci. Dalle altre otto voci. Andiamo a scorrerle velocemente. Attenzione, non si tratta di novità. Sono tutti, dico tutti, settori nei quali il governo Musumeci ha già intrapreso percorsi virtuosi. Anzi, in taluni casi, questi obiettivi sono possibili, e vi dirò quali, proprio perché alcune scelte sono state poste in essere e consentono di conseguire gli obiettivi. Liquidazione delle partecipate ed enti in via di dismissione. Ovviamente è un iter che prevede, è stato sintetizzato, ma la voce è misure di razionalizzazione delle partecipazioni. Il governo Musumeci già ha intrapreso un percorso virtuoso in questo senso e dovrà rafforzarlo, cioè ridurre le partecipate, lo abbiamo già fatto, ipotizzando e poi definendo il passaggio di Riscossione Sicilia dalla regione allo Stato. C'è già una legge di stabilità statale, la legge di bilancio, che prevede e stanzia 300 milioni e il passaggio di riscossione allo Stato. Sì, chiudo Presidente. No, perché loro non prendono appunti sui dati tecnici. Poi due concentrazioni societarie, la prima tra Resais e SAS, che sono due società che si occupano di personale sostanzialmente, e la terza, la concentrazione tra Sicilia Digitale, la società degli interporti e il parco scientifico e tecnologico. Quindi in questo modo, tra una società che passa allo Stato e altre cinque che diventano due, evidentemente l'obiettivo è alla portata. Andando velocemente, le liquidazioni già sono in corso, però le proseguiremo. Poi riduzione dei trasferimenti all'ARS, quindi è chiaro che progressivamente questi trasferimenti dovranno essere ridotti, d'intesa col Parlamento, ovviamente nessuno si mette a fare delle riduzioni unilaterali. Bisognerà incidere migliorando la spesa per il personale, che non vuol dire penalizzare il nostro personale, ma bisogna riqualificare il personale e la spesa, tenendo presente che andiamo verso un incremento dello smart working, quindi per costi ridotti sia nella gestione degli ambienti, sia nelle missioni, sia nello straordinario, perché voi sapete, sia nei buoni pasto, cioè tutto quello che porta con sé lo smart working come abbassamento dei costi di gestione. La centralizzazione e la committenza, che come voi sapete già realizza importanti risparmi e che dovrà realizzarne ancora di più, il turnover che ci è stato limitato soltanto al comparto e non alla dirigenza, ma come voi sapete ereditiamo un sistema dirigenziale frutto della legge 10 del 2000 che ha creato un numero di dirigenti elevatissimo 1400. Che nessuna regione italiana appunto aveva, ed è necessario tornare all'equilibrio nazionale della dirigenza. Ecco perché avremo la fascia unica, ovviamente bisognerà negoziare con il sindacato, però sarà un'importante riorganizzazione del nostro personale. Semplificazioni amministrative, digitalizzazione, riduzione degli oneri finanziari, abbiamo ridotto il debito di 800 milioni di euro, quasi un miliardo rispetto agli 8 miliardi che abbiamo rinvenuto, e faremo tra il 21 e il 22 importanti, non le posso anticipare, importanti riduzioni nel settore degli oneri finanziari. Poi riduzione dei trasferimenti alle società e agli enti, è una razionalizzazione essenziale per la struttura del cosiddetto GPA, lo troverete nell'accordo, nel testo dell'accordo, che è il gruppo pubblica amministrazione, al fine di contenere i costi. Io ho sostanzialmente finito, si tratta di un accordo che sarà sottoposto poi a un tavolo di confronto con il governo nazionale, dove porteremo i nostri numeri, e sarà inserito nella legge di stabilità che faremo entro qualche giorno. Abbiamo previsto un accordo che preclude la possibilità di allungare l'esercizio provvisorio, sicché quest'anno entro febbraio avremo la legge di bilancio con la possibilità di mettere in movimento la spesa sin dalle prime settimane di marzo, quindi affrontare la crisi economica con il bilancio già operativo. Queste sono le parti fondamentali di un accordo, ovviamente
se c'è una, c'è una scheda che troverete, c'è uno spazio per le domande che troverete illustrativa, e poi ci sentiremo eventualmente per le domande e i chiarimenti. Grazie Vicepresidente Armao. Passiamo alla zona rossa, provvedimento già annunciato e sul quale, come sapete, c'è stato un attento esame con gli assessori Razza e La Galla dei parametri del contagio. Quindi la possibilità, cioè, di poter adottare misure atte a ridurre la impennata di contagi che ha seriamente preoccupato il governo ed il sistema sanitario regionale. Inutile dire che si tratta di una decisione sofferta e a lungo meditata, non è una scelta dettata da spinte emotive. Chi governa deve sempre evitare di compiere scelte dettate dallo stato d'animo. E tuttavia abbiamo voluto conciliare la nostra esigenza di misure restrittive con le disposizioni del governo nazionale che, come sapete, da questo punto di vista sono più morbide rispetto al lockdown che abbiamo conosciuto nella prima fase. Temevamo che il governo non condividesse la nostra esigenza, ed invece il ministro Speranza alla fine si è reso conto che dichiarare la Sicilia, tutta l'isola, zona rossa, rappresentava l'unico possibile rimedio. Non sappiamo quali saranno i risultati, noi la vogliamo applicare per 2 settimane, alla fine delle 2 settimane faremo i conti, vedremo quali saranno i risultati. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti, adotteremo ulteriori misure di restrizione e naturalmente prorogheremo la zona rossa. E per quanto riguarda le scuole, mentre in questa prima fase ci limitiamo alla didattica a distanza per seconda, terza media inferiore e per tutte le superiori, se fra 2 settimane il dato non dovesse convincerci, chiuderò anche le scuole elementari e la prima scuola media. Su questo nessuno mi può fare cambiare idea. Voglio anche ricordare che allo stato attuale, ma di questo lo dirà l'assessore La Galla, allo stato attuale non sono le scuole il focolaio di infezione, e però se il dato non cala è chiaro che noi dobbiamo impedire che escano i bidelli, che escano i genitori, che escano i ragazzi. Tutto quello che sarà necessario fare per stabilire un dato fisiologico alla nostra epidemia in Sicilia sarà fatto. È chiaro che possiamo adottare tutte le ordinanze del mondo, ma se poi non vengono osservate le ordinanze, se nessuno controlla e se nessuno sanziona, ecco perché il mio rinnovato appello ai prefetti, è chiaro che non otterremo alcun risultato, perché c'è una larga maggioranza di siciliani che rispetta le regole, e lo abbiamo visto nei mesi passati, ma c'è anche una minoranza che o per incoscienza o per chissà quale altro motivo continua a disattendere le disposizioni, di fatto costringendo tutti ad enormi sacrifici sociali ed economici. Ecco, io non mi stanco mai di rivolgere un appello
ai prefetti dell'isola e laddove c'è la polizia municipale, il mio appello va anche ai sindaci. Poi, signori, è chiaro che qualunque decisione si prenda in questa terra pirandelliana, c'è qua vuole cotta e c'è qua vuole cruda. Lasciatemelo dire, nessuno è mai contento, cioè non tutti sono contenti, c'è sempre una fascia che per interessi spesso anche personali, legittimi per carità, ma non conciliabili con gli interessi degli altri, si lamenta. Ecco, noi tiriamo dritto perché ci mettiamo la faccia, perché assumiamo la responsabilità delle nostre scelte e perché abbiamo il dovere di guardare alla salute di tutti, segnando anche i risultati positivi. Siamo una delle regioni con più alto tasso di contagio, ma diciamolo, siamo anche una delle regioni che meglio ha fatto i propri compiti con la campagna di vaccinazione. Ecco, questo va detto. Certo, le notizie che arrivano dall'estero non sono edificanti, non sono confortanti, ma per quanto riguarda questa prima fase della vaccinazione abbiamo già esaurito le dosi a disposizione, abbiamo messo da parte quelle che servono al richiamo per dopo i 21 giorni, siamo pronti all'altro vaccino, vedremo quello che dirà Roma, ma per quanto ci riguarda non ci stiamo fermando. Di questo vi parlerà l'assessore Razza, vi farà un cenno anche alla riqualificazione delle strutture ospedaliere che abbiamo attivato non appena a metà ottobre è arrivato il disco verde da Roma e quindi per quanto ci riguarda c'è questo chiaroscuro in Sicilia, da un lato la indisciplina di alcuni, dall'altro l'impegno del governo e del sistema sanitario a lavorare perché presto si possa tornare ad aprire. Questo è l'obiettivo. Io ho paura che se noi continuiamo a mantenere l'aspirina invece di usare il bisturi, finisce che a marzo, aprile, il resto d'Italia aprirà e noi continueremo a dover restare chiusi, mentre potremmo essere una delle prime regioni ad aprire per fatti non soltanto di clima, ma anche per la intraprendenza tipica di noi siciliani. Allora, prima l'assessore Razza per la parte sanitaria e poi l'assessore La Galla per quella che riguarda le scuole. Grazie. Grazie Presidente. Io vado molto rapidamente, anzitutto volendo evidenziare che le proposte che sono state poi recepite dalla cabina di regia nazionale non sono date da ragioni tra virgolette emozionali, come diceva il Presidente della Regione, ma da una valutazione che era stata anticipata anche la scorsa settimana dal nostro Comitato Tecnico Scientifico, che evidenziava una costante, graduale ma sempre forte crescita dei contagi in tutta la regione. E nel caso dell'ultimo monitoraggio evidenziava un indice, sapete l'R-T di cui sempre si parla, che nel suo picco massimo arrivava a 1,25, e cioè alla soglia indicata dal decreto del Ministro della Salute che ha corretto i parametri del 30 aprile per il passaggio automatico nella zona rossa. Sapete anche che il monitoraggio, quando si conclude, si riferisce alle giornate precedenti e quindi quando noi commentiamo i dati di oggi, lo dico soprattutto perché qualcuno ha ritenuto sproporzionata la richiesta di zona rossa da parte della Regione Siciliana, non si abbandona mai purtroppo anche da parte di chi ha responsabilità istituzionale l'ignobile attitudine a parlare senza sapere ciò di cui si parla, e quindi anche in questo caso si è fatalmente ripetuto che qualcuno con ruoli istituzionali fosse assolutamente al di fuori del contesto, al punto da non leggere che l'indice R-T regionale nel suo massimo segnava già il punto di 1,25, che negli ultimi giorni si assiste a una costanza di circa 2.000 casi al giorno,
e soprattutto che, chiudendosi il monitoraggio al giorno 10 ed essendo già noi una settimana dopo, queste ultime giornate particolarmente crescenti non potevano essere parte di valutazione da parte della cabina di regia. Quindi sostanzialmente ciò che l'Osservatorio Epidemiologico della Regione e il Comitato Tecnico Scientifico avevano in punto di scienza e non di emozione evidenziato è che le condizioni fossero già tali da poter anticipare di una settimana ciò che fatalmente, in assenza di misure di contenimento, si sarebbe determinato la settimana successiva. Da cosa è corroborato questo? Da un ulteriore dato che mi permetto di osservare, e cioè quello del sostanziale superamento della soglia di sicurezza per il cosiddetto contact tracing che il Ministero della Salute ha evidenziato nei 50 casi ogni 100.000 abitanti negli 7 giorni antecedenti, individuando l'automatismo della zona rossa quando si arriva a 250 casi per 100.000. Essenzialmente quasi tutti i principali distretti sanitari della regione hanno superato la soglia dei 50 per 100.000, molti di questi hanno superato i 250. Do qualche esempio: distretto sanitario di Messina negli ultimi 7 giorni è a quota 423, ben più alto dei 250, così molti altri distretti in un numero significativo di province dell'isola. Questo mentre si rimane gradualmente al di sotto delle soglie di sicurezza della rete ospedaliera, che anche questa settimana sono al di sotto del 30% per quanto riguarda la terapia intensiva e al di sotto del 40% per quanto riguarda la degenza ordinaria. Però ricorderete anche che quando è iniziata la seconda difficile fase, che tante difficoltà ha creato anche in alcuni giorni tra la fine del mese di novembre e i primi del mese di dicembre, si partiva da un dato di ricoverati in tutta la Sicilia inferiore alle 600 unità. Oggi, mentre si procede a 2.000 al giorno, i ricoverati sono più di 1.500. Allora, se noi mettiamo assieme questi dati, l'indice di ripetitività del contagio, le soglie di contact tracing e il dovere di proteggere il sistema sanitario sia nella sua componente ospedaliera che in quella territoriale, impegnati entrambi nella campagna vaccinale, ci si rende conto che anticipare di qualche giorno una misura ha il doppio valore di proteggere il sistema sanitario, di proteggere il sistema produttivo e di dare un'adeguata risposta anche alle esigenze di garantire una adeguata campagna vaccinale nelle settimane a venire. Dico anche una cosa in più: se si cresce significativamente nel numero del fabbisogno ospedaliero, e vuol dire anche che si devono convertire ulteriormente strutture sanitarie. Noi ci siamo caratterizzati per aver cercato negli ultimi mesi il più possibile di garantire le cure a chi non è malato di Covid. Partire in una seconda o terza ondata con un impegno del sistema ospedaliero avrebbe l'effetto di dover costringere ancora di più le attività ordinarie. E se questo si è potuto fare all'inizio dell'epidemia, nei mesi di febbraio e di marzo, perché sostanzialmente ordinaria era la gestione dell'emergenza, oggi, dopo molti mesi, continuare a comprimere le attività ordinarie del sistema sanitario sarebbe un grande errore. Penso ai malati cardiologici, penso agli screening per i malati oncologici, penso alle attività ospedaliere dei malati oncologici, di chi ha bisogno di poter utilizzare i reparti di terapia intensiva non soltanto per occuparsi dei pazienti con il coronavirus,
ma anche per garantire la possibilità alle sale operatorie di mettere in campo delle attività di altissima complessità che necessitano, dopo l'intervento chirurgico, il passaggio in terapia intensiva. E allora a me fa piacere e ringrazio, come ha fatto il Presidente della Regione, che nella valutazione che il Ministro Speranza e che il Presidente Brusaferro e il Direttore Rezza hanno compiuto insieme a loro la cabina di regia, ci sia una presa di consapevolezza che in tutta Europa le misure più forti garantiscono la diminuzione drastica dei contagi. Noi abbiamo la serena consapevolezza di pensare che queste 3 settimane, quella appena trascorsa in zona arancione rafforzata e le ulteriori che trascorreremo in zona rossa, ci consentiranno di veder diminuire i contagi. Lo dice quanto accaduto nella fase precedente: le zone rosse hanno diminuito l'indice di ripetitività del contagio di quasi il 50%, le zone arancioni del 30%. Questo mette in sicurezza il sistema sanitario, mette in sicurezza le attività produttive e penso ci consentirà di uscire il più possibile in maniera rapida dalla attuale situazione. Io non aggiungo altro sulle misure di ordine sanitario. La decisione che ha assunto il Presidente è stato quello lì, in questa fase, di allineare le disposizioni a quelle del DPCM che è entrato in vigore oggi, e quindi la zona rossa si manifesta per tutte le sue componenti come il DPCM. Devo dire, dispiace, e su questo passo la parola al collega La Galla, per quanto riguarda la componente scolastica, una cosa la voglio dire: abbiamo dovuto quasi sospendere in alcune province la campagna vaccinale per garantire i richiami. Noi siamo partiti, come sapete, con grande sprint, poi abbiamo fatto magazzino per i richiami, direi in maniera prudenziale. La Sicilia era ai primi 2 o 3 posti per lo sprint iniziale, poi abbiamo gradualmente allineato all'esigenza di magazzino. Ho dovuto dare indicazione nelle scorse ore, fin quando lunedì non ci sarà chiarezza da parte del dottore Arcuri, di sospendere le attività dove il magazzino non è adeguato alle esigenze, perché non possiamo permetterci di non avere le dosi di richiamo. L'auspicio è anche che nei tempi più rapidi l'EMA voglia liberare altri vaccini. È assurdo che ci siano vaccini che possono essere utilizzati in altri paesi anche dell'Occidente e che in Europa non vengano ancora consentiti. Forse è il caso, anche per questo annuncio che viene da Pfizer, che in sede comunitaria ci si dia un attimino una mossa dal punto di vista delle autorizzazioni. Grazie. Assessore La Galla. Grazie, grazie Presidente. Credo che sia più che mai opportuno, brevemente ma convintamente, fare il punto sulle scelte che il Presidente Musumeci e con lui il Governo della Regione hanno voluto adottare relativamente al tema ampiamente dibattuto in queste ore e in questi giorni, non solo in Sicilia ma in tutto il Paese, della riapertura e del funzionamento delle scuole. Ieri sera sono stato raggiunto da tante telefonate e in particolare una docente, nell'apprezzare l'azione del Governo, mi ha detto: assessore, si ricordi che la scuola è vita. E io sono assolutamente d'accordo con questo assunto, ma sono anche preoccupato della esigenza e della necessità che questa vita scolastica prosegua nel rispetto delle regole e nel mantenimento delle condizioni di sicurezza, tanto per i docenti quanto per gli studenti. E questo ha fatto il Governo regionale, muovendosi con responsabilità, cautela e riferimento oggettivo ai dati forniti tanto a livello nazionale quanto a livello regionale
dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute. Registriamo una piena coerenza tra l'ordinanza regionale 5 del 2021 e il DPCM del 15 gennaio. Questo rispetto a quanti dicono: ma come, avete chiuso prima che ci fosse la zona rossa e riaprite in zona rossa? In realtà quella settimana, la settimana che oggi si conclude, è stata una settimana fondamentale, non tanto perché si fosse impreparati a un rientro a scuola, ma perché questa settimana, come ha richiamato e ricordato bene il collega ed amico Razza, questa settimana è una settimana che coincide con il momento di ricaduta più intensa dei possibili contagi maturati nel periodo natalizio. Ed è stata quindi questa una indicazione di cautela suggerita e avvalorata non solo dal governo ma anche dalla task force regionale e dal comitato tecnico scientifico, il quale contemporaneamente appunto ci segnalava l'elevazione oltre ogni ragionevole aspettativa dell'R-Con-T e un incremento da una settimana all'altra, dalla prima alla seconda di gennaio, del 36%, quindi con uno scarto in avanti della diffusione epidemiologica che evidentemente era figlia di una, come ha ricordato bene il Presidente, era figlia di una limitata attenzione sociale al tema della pandemia durante il periodo delle festività natalizie. Partivamo da un dato registrato sulla incidenza del contagio nelle scuole fino alla terza media, che al 23 dicembre partiva da uno 0,09 per la scuola dell'infanzia, che infatti abbiamo mantenuto in funzione, fino a un massimo dello 0,30 per le secondarie di primo grado, ma abbiamo voluto accompagnare la prevista riapertura delle scuole medie, che è consentita dalla zona rossa ovviamente fino alla prima media, l'abbiamo voluta accompagnare, come dicevo, con un monitoraggio sanitario riservato ai ragazzi fino ai 14 anni e al corpo docente della scuola primaria e secondaria di primo grado. Bene, io sono in condizione oggi di dare i dati, i primi dati della prima giornata di campionamento. Fanno riferimento a 14.385 campionamenti su tutta la Sicilia, si registrano 48 positivi per una percentuale dello 0,33%, con un minimo registrato ad Agrigento dello 0,086 ed un massimo registrato a Catania dello 0,6. Queste sono le prime indicazioni che abbiamo, cioè i numeri relativi al contagio dei soggetti che rientreranno a scuola dopodomani non si discostano dai dati epidemiologici che avevamo prima delle festività natalizie. Assolutamente sì, uno screening disposto in piena collaborazione tra l'assessorato alla salute e l'assessorato all'istruzione. Sono dati della giornata dell'altro ieri, della prima giornata, perché quelli di ieri si stanno elaborando oggi evidentemente. C'è stato chi in politica l'ha buttata in politica e ha voluto dire che il governo ha iniziato questo screening troppo tardi. Anche su questo si possono opporre, diciamo, argomenti oggettivi, nel senso che questa era la settimana attesa per la massima punta di contagio,
ma soprattutto ha un senso disporre i campionamenti nella imminenza dell'ingresso a scuola e non con un differenziale temporale di 7, 8, 10, 12 giorni. Mi sembra talvolta che in una cosa così complessa e così difficile, qual è quella della gestione dell'emergenza, e lo ricordava molto bene il Presidente, e soprattutto nel riferimento alla scuola, che è la dorsale della cultura e della conoscenza in questo paese, e quindi della creazione del diritto dovere di cittadinanza, ognuno la spari un po' come alla viva il parroco, o meglio ancora come, diciamo, chi dice piove governo ladro, perché non è possibile, diciamo, prescindere dai dati oggettivi ai quali questo governo ha fatto costante, totale e assoluto riferimento. Noi, lo dice il Presidente, lo condivido pienamente, come tutto il governo, abbiamo adesso 15 giorni per verificare che cosa potrà succedere anche relativamente ai restanti ordini e gradi e che cosa succederà presso coloro i quali rientreranno lunedì a scuola. E però voglio dire anche qui, per prevenire eventuali illazioni, che la Sicilia sarebbe pronta, perché era pronta dal 7 gennaio, a poter riammettere a scuola il 50% delle scuole superiori, perché il governo della regione, devo un ringraziamento al collega assessore Falcone, il governo della regione attraverso l'assessorato alle infrastrutture, che ha lavorato con l'assessorato all'istruzione e con le 9 prefetture dell'isola, ha disposto il piano di rafforzamento dei trasporti che era disponibile già a partire dall'8 gennaio. Ci siamo sentiti regolarmente con le infrastrutture e loro sono pronti a ripartire quando ci sarà il disco verde e auspicabilmente una fase di decalage della situazione epidemiologica. Tale è la nostra attenzione nei confronti anche della differenziata modalità di presentazione del contagio e dell'epidemia in singole aree territoriali, che insieme all'assessore Razza già dal mese di novembre, e lo abbiamo confermato con la circolare 33 dell'assessorato all'istruzione immediatamente conseguente all'ordinanza 5 dell'8 gennaio del Presidente della Regione, abbiamo previsto anche che laddove si verifichino in modo asseverato dalle ASP e quindi dall'autorità sanitaria locale condizioni di particolare diffusione o elevazione dell'indice di contagio, i sindaci, con parere formale dell'ASP di riferimento, possono determinare ordinanze locali di chiusura temporanea, totale o parziale, delle attività didattiche. Quindi un'attenzione del governo Musumeci nei confronti di una gestione ragionata, responsabile, puntuale, localizzata dell'emergenza anche con riferimento alle scuole è indubitabile ed è documentata atti alla mano e con un costante monitoraggio della situazione. Ci siamo preoccupati e ci stiamo preoccupando di prevenire situazioni che potrebbero essere drammatiche nel futuro. Purtroppo quello che era stato fatto con volontà e relativo successo in termini di interdizione della dispersione scolastica e che ci aveva consentito di scalare di alcuni punti percentuali, oggi ci viene restituito da questa pandemia con un rinnalzamento dei valori della dispersione. E oggi stesso sulla stampa voi leggete che, per esempio, già a Palermo esiste un numero di 840 ragazzi che si arrendono di fronte alla scuola a distanza, per il semplice fatto, è evidente che nonostante quello che lo Stato e la Regione hanno fatto, diciamo, molti depongono le armi perché sono
familiarmente o personalmente non pronti a poter fruire del servizio didattico a distanza. È il motivo per il quale proporrò nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché me ne ha fatto richiesta e sollecitazione al Presidente Musumeci, un piano complessivo di interventi che possa servire alla resilienza in campo scolastico, ma soprattutto al ritorno alla conoscenza. Anche perché dobbiamo confidare non solo nel mantenimento che è reale da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici della sicurezza e delle norme di sicurezza nelle scuole, ma perché dobbiamo confidare su quella campagna vaccinale che il collega Razza sta seguendo con particolare attenzione e che dovrebbe anche vedere nella fase 2 avere un intervento prioritario sui docenti maggiormente esposti. Parlo dei docenti della fascia del sostegno, parlo dei docenti dell'infanzia e parlo ovviamente dei docenti con fragilità particolari, personali o familiari. Gli altri andranno, come previsto dal commissario Arcuri, nella fase 3. Quindi noi, diciamo, non facciamo colpi avventati, non lavoriamo se non basandoci su tutta una serie di riferimenti puntuali e naturalmente da lunedì comincia il monitoraggio su chi rientra a scuola e la riflessione su chi, secondo i dati attualmente, diciamo, secondo le indicazioni attualmente previste, e quanti dovrebbero invece rientrare dal 1 febbraio. Grazie. Grazie anche all'assessore Laganna per questa puntuale relazione. Se i colleghi hanno delle domande da porre, siamo qui per rispondere, prego. La prima, a proposito dei bar e della ristorazione, mi correggo se sbaglio, mi pare di capire che l'unico punto su cui c'è un provvedimento più morbido rispetto al DPCM nazionale sull'asporto. No, è uguale. E lo stesso provvedimento emesso da Roma. Assessore. Oggi zona arancione e zona rossa nella classificazione che dà il DPCM per bar e ristoranti consentono asporto e consegna a domicilio. Fino alle 22. Prendi il microfono, però. Fino alle 22 è consentito l'asporto e il servizio domiciliare per i ristoranti. L'asporto fino alle 18. L'asporto, scusi. Non ho capito la domanda. La seconda domanda era sulle visite ai parenti. Se ci sono delle deroghe per i parenti stretti. Mi pare che lì è la ristrettezza. Sì, noi abbiamo ritenuto anche in questo, raccogliendo alcune indicazioni, di evitare questo allargamento verso le visite agli amici. Ovviamente rapporti di parentela, così come sempre disposto nelle FAQ del microfono, perché i collegati vengono tenuti a parte. Il principio qual è? Se si incide sulle attività economiche per 2 settimane ed è dimostrato che una serie di ragioni dell'aumento del contagio sono state determinate soprattutto nelle ultime settimane dai contatti infracomunitari, quindi non nell'ambito dello stesso nucleo familiare, ma soprattutto tra le generazioni più giovani, non posso andare in quel posto, ci vediamo tutti a casa di qualcuno. Renderlo ammissibile ci sembrava non rispettoso nei confronti degli operatori economici, che saranno costretti nelle prossime 2 settimane a vedere contratta la propria attività e devono aver garantito che la curva possa abbassarsi realmente. E le misure che consentono l'abbassamento della curva sono la contrazione degli incontri di comunità. Ecco perché ci è sembrato corretto proporre al Presidente della Regione di intervenire soltanto in questa minima differenza, che è un modo per rispondere positivamente anche a chi vuole riaprire il prima possibile la propria saracinesca. Quindi ribadiamo, asporto consentito fino alle 18, domicilio fino al... Perché non sei d'accordo, Sara? Alle 22, alle 18 è consentito per locali senza cucina, sono due codici. Scusa,
Leggi tu. Il DPCM dice, ed è la ragione poi per cui accompagneremo la giornata con un po' di schede tecniche e con qualche fumetto, perché resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono attività prevalente, una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Quindi il tema è se non hai la cucina. Mi viene complicato pensare a un ristorante senza cucina, confesso. Esatto. Bene. Presidente, lei ha detto che se nei 15 giorni non migliora la situazione, chiuderà le scuole. Ci sono le famiglie pronte a fare di nuovo ricorso al TAR perché dicono non si può unire, conciliare la didattica a distanza con mamma e papà che devono andare a lavorare. Si può pensare a una soluzione diversa, degli incentivi, degli aiuti? Se non partiamo dal dato che siamo in guerra, ognuno è convinto che i desideri diventino diritti. Qui l'unico desiderio che diventa diritto è evitare che la gente muoia per questa malattia. Ecco, questo è l'unico desiderio che diventa diritto. Poi, l'ho detto poco fa, è chiaro che ognuno immagina l'ordinanza secondo le esigenze familiari e personali, esigenze legittime, ma è chiaro che chi governa deve trovare il punto di equilibrio fra esigenze diverse, non quel che appare utile, ma quel che appare giusto. Ci troviamo di fronte a un dato di contagi preoccupante. Ecco, o prendiamo atto di questo, o davvero abbiamo perso il senso della ragione e della solidarietà. E ha ragione l'assessore Razza, ma anche i colleghi Armao e La Galla, quando richiamano alla responsabilità di chi ha ruoli istituzionali. Non si può continuare a fare dichiarazioni strambalate da parte di chi rappresenta le istituzioni. In questo momento serve collaborazione, confronto e, consentitemi, un pizzico di umiltà. Ecco. Adesso prego Mario. Come? Le chiese, le strade aperte. Sulle chiese ancora non abbiamo, con la grazia di Dio, adottato decisioni restrittive. Rimangono in vigore le norme che debbono dettare la prudenza agli stessi sacerdoti, ai parroci, nel limitare l'accesso dei fedeli nelle funzioni religiose. È chiaro che laddove è possibile celebrare una messa attraverso Facebook, cioè rendendola pubblica con Facebook, si può consentire, come avviene peraltro con le messe celebrate dal Santo Padre, si può consentire di andare in chiesa. Il Signore in questo periodo di epidemia consente tutte le remissioni di peccati. Presidente, se mi consentite anche un ringraziamento profondo alla Conferenza Episcopale Siciliana, che nella giornata di ieri, anche a sostegno degli operatori sanitari, ha diffuso un significativo documento in cui invita tutta la cittadinanza, credente e non credente, al rispetto delle decisioni complicate che in questi giorni vengono a dover essere assunte. E quindi è davvero un ringraziamento sentito alla comunità dei vescovi siciliani che ci dimostra anche in questa occasione la propria lungimiranza e la loro attenzione. Prego. Assessor Razza, poco fa faceva riferimento al fatto che anche nelle province è stato necessario estendere la vaccinazione, paura che poi non si possa somministrare. In alcune province stiamo valutando di sospendere, in queste ore
dipartimento dove si è già nelle condizioni di garantire il magazzino della seconda dose, si continua e si prosegue, soprattutto dove le dosi sono scongelate. È evidente che la notizia di ieri, così come ha allarmato il Ministro e il Commissario Arcuri, ha allarmato tantissimi di noi, perché Pfizer-BioNTech aveva assicurato per giorni e per date le proprie consegne e quindi ogni singola sede vaccinale aveva consapevolezza delle quantità di consegna fino alla fine di questo mese e fino alla fine del mese di febbraio. Una cessione di dosi sarebbe da questo punto di vista una riduzione molto complessa. È stata convocata per lunedì una riunione, in quella sede ci confronteremo ovviamente con lo Stato. Oggi Pfizer ha fatto sapere che questa riduzione riguarderebbe solo due date di consegna e che sarebbe finalizzata a garantire un aumento di produzione e quindi maggiori consegne, alla luce del fatto che al momento sono soltanto due i vaccini autorizzati. Moderna ha un maggior impiego di dosi e di consegne nel secondo trimestre. Fino ad oggi alla Sicilia sono state consegnate 6.600 dosi e sono state tutte regolarmente utilizzate con la quota magazzino per i richiami. Io ringrazio tutti i colleghi. Siamo oltre il tempo, ragazzi, necessario, perché pensiero di redazione non avete, si direbbe pensiero di casa. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito anche dall'esterno e buona fortuna a tutti. Thank you.